Dal lunedì 3 settembre in via Brigata Sassari numero 75 la UGL di Sassari aprirà la nuova sede confederale con gli sportelli CAF e Patronato. Presenti all'inaugurazione del 31 agosto il segretario generale di Sassari Adriano Cabigioso, l'onorevole della Camera dei Deputati Salvatore De Idda di Fratelli d'Italia, il segretario generale regionale Sandro Pilleri e il direttivo provinciale regionale della UGL. Si è parlato dei diritti dei lavoratori, prerogative e tema fondamentale per le organizzazioni sindacali che non vanno contro quelli dell'impresa, spiega De Idda. Dobbiamo ritornare ad un'idea di azienda, di stato sociale, di modello italiano che coniuga diritto al lavoro stabile e alla libera impresa. Altri argomenti centrali affrontati durante la presentazione: i trasporti dal nord-ovest della Sardegna, la sanità e la situazione di AIAS. Il direttivo regionale della UGL Sardegna ha costituito la segreteria regionale confederale con due nuovi vicesegretari regionali, incarichi conferiti a Franco Cabras, segretario regionale dei Chimici, e Adriano Cabigioso, già segretario generale UGL Sassari.